Non chiamateli secchioni, ma che nonostante la giovanissima età abbiano già le idee chiare è fuori di dubbio, quasi sorprendente. Sono gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado premiati dal Comune di Sondrio per il loro brillante rendimento scolastico. 300 euro di borsa di studio per quelli delle elementari, 500 per quelli delle medie. Ci fa piacere premiare il merito e far capire ai ragazzi che studiare è molto importante, che li prepara alla vita loro futura, e quindi ci sembra giusto portare avanti questa iniziativa che secondo me è veramente importante. Vorrei ringraziare le persone che mi hanno accompagnata nel mio percorso, soprattutto i miei insegnanti, sia quelli di terza della scuola medie, ma anche quelli della scuola primaria, perché ho avuto veramente degli ottimi insegnanti che mi hanno molto aiutata. Sono anche felice perché mi è stato riconosciuto questo merito e ci è voluto tanto impegno per arrivare fino a qua. Ringrazio tutti per questo premio, è stata una bella opportunità. Era leggermente inaspettato, non so ancora come gestire il premio in termini economici. Sicuramente è un'opportunità per tutti noi ragazzi, anche per dare più spinta, impegnarsi di più, e comunque ripaga tutta, diciamo, sto sudore che abbiamo perso e tutto il lavoro giustamente fatto. Mi ha fatto anche piacere far visitare loro la sala del Consiglio Comunale e far riflettere loro e le loro famiglie sul fatto che l'amministrazione del proprio comune è importante, e quindi sarebbe bello che magari qualcuno di loro un domani si impegnasse per senso civico nel portare un contributo alla propria città. In questo inizio di nuovo anno tutte le misure di sicurezza a scuola sono rispettate, le procedure sono rigorose, dice l'assessore Fratta. I trasporti scolastici e l'inizio dell'anno scolastico potrebbe creare un aumento di contagi. Noi ci auguriamo che il piano vaccinale venga rispettato in maniera, dice, forte, in modo tale che via via si possa andare verso un periodo di maggior tranquillità per tutti.